Spero che tu abbia preso una giacca, perché sta per arrivare una tempesta di merda. Ho contattato tutta la lista, a parte tre persone: Andy Lafayette, Gina Paulson e Eddie Anan. Slim li ha isolati, messi contro il muro, ormai hanno i minuti contati. E questo è solo l'inizio. Tutta la zona è bloccata, nessuno entra o esce senza il permesso di Slim. Come dicevo, una tempesta di merda. Che cazzo facciamo? Quei tre, sai dove si trovano? Sì, li teniamo sorvegliati. Se andiamo lì a darmi spianate, quelli li ammazzano. Ma se io e Roxy ce ne andiamo in giro per Sinclair a fare un po' di casino... Loro non si faranno scappare l'occasione di dare la caccia a due negri scatenati. Esatto. E mentre gli sbirri sono occupati con noi, MJ va di corsa in città, raccatta quei tre e li porta qui. Che dici, ce la fai? Certo che sì, cazzo! Ho qualcosa che può aiutarci. La mia Nightcrawler. Ezekiel la usava quando è stato ucciso. Se ce la riprendiamo, vedrete che nessuno sarà in grado di starci dietro. Com'è il deposito giudiziario? Come tutti gli altri, con sbirri, allarmi e un recinto enorme. Sarà più facile che infiltrarsi nella Federal Reserve. Sì, giusto. Vado a chiamare il mio vecchio e lo aggiorno. Vieni da me appena sei pronto. Va bene. Una tempesta di merda, cazzo. Recupera i testimoni, senza farti notare. Tutto chiaro, capo? No? Ok. Papà, è arrivato Lincoln. Vi chiamo quando abbiamo finito. Sei pronta? Forza. Meglio andare. Allontaniamoci dagli uomini di Slim prima che faccia giorno. Tuo padre ti ha fatto un discorsetto? Più o meno. Ha voluto ricordarmi l'importanza dell'autonomia di una donna nera rivoluzionaria. È il suo modo di dirmi di non farmi ammazzare. Beh, non ha tutti i torti. Come pensi di riprenderti l'auto? Ci ho montato sopra un dispositivo vigilante. A che ti serve una roba del genere? Lincoln, ci tengo alla mia macchina. Il fatto è che solo io so come far partire la mia piccola. Quindi dobbiamo entrare entrambi, io la faccio andare e poi ce la filiamo. Mi sa che faremo scattare qualche allarme. E allora? Sarà il nostro segnale per filarcela. Meglio tenere giù la testa mentre siamo dentro. Strisciamo dentro, prendiamo l'auto e cerchiamo di non farci accoppare. Mister spaccatutto. L'hai fatto fare il rapporto. Che cazzo, stronzo. Venite qui. Andarci piano. A tutte le unità, intrusione in corso nel deposito giudiziario. Il sospettato è un maschio di colore, alto circa 1,80 m, ma considerato armato e pericoloso. È un massacro, cazzo! Deposito sembra ben sorvegliato. Probabilmente è là che tengono la mia piccola. Ci hanno chiusi. Usa la rampa. La Nightcrawler è tornata, baby! A sinistra. Via 503 al deposito giudiziario. Due sospettati di colore hanno rubato una Lassiter Nightcrawler nera e rossa. Attenti, ragazzi. Questo è pericoloso. Ok, stiamo per iniziare, MJ. Sei pronto?
Sono nato pronto. Bene, faremo un po' di casino per darti il tempo di recuperare il primo testimone. Avvertici quando li tiri su. Tutto chiaro, capo, ci sentiamo. Devastiamo Sinclair. MJ, tocca a te. È ora di scoprire quanti danni può fare la tua auto, Roxy. Deposito giudiziario. I sospettati sono da considerarsi armati e pericolosi. Slim ha messo in città un cartellone per promuovere la sua rielezione. Conosco modi peggiori per attirare l'attenzione degli sbirri. Spero non ti secchi se rovino un po' la vernice. Dello sceriffo hanno un punto di controllo appena fuori città. Mi stai chiedendo di investire un manipolo di sbirri così chiameranno altri sbirri ancora più incazzati? Merda, tu sì che sai come divertirti. Quello là è bello che è morto. Di roba da far saltare. Io direi di muoverci. Vi parla lo sceriffo. Prendete quegli stronzi subito, porca puttana! Va bene così. Ora leviamoci dalle palle. Slim usa la fiera della contea per la sua campagna di rielezione. Sfasciamo tutto qui e faremo incazzare di brutto Slim e i suoi leccaculo. Agenti chiedono rinforzi. I tipi armati su una Lassiter Nightcrawler hanno assaltato la struttura esterna. A tutte le unità, convergere immediatamente. Sto scappando con un VIP!
Grazie a entrambi per l'aiuto. Sono contento che sia andata a capo. Come stanno i VIP? Illesi. Ma non per molto se la polizia continua a starci alle calcagna. Mi serve una mano in fretta. Ho già pronto un piano di fuga. Augurati che funzioni, MJ. Continua sempre dritto. MJ, brutto figlio di... Che ti avevo detto? Più palle che cervello. Meglio tornare alla fattoria. Tu vai con la tua? Certo che sì, cazzo. Però non te la sei cavata male con lei. Grazie, Roxy. Ci vediamo alla fattoria. Idea di dove siano.